Sapete che cos'è questo? Questo è il roccocò. Che cos'è il roccocò? Niente, è uno dei tanti biscottielli, biscottini napoletani della tradizione natalizia, che hanno questi nomi stranissimi. Raffiolo, mustacciolo, stufolo, roccocò e susamiella. Ma che vuol dire roccocò? Roccocò non vuol dire niente, è un francesismo lessicale. Così come noi oggi, invece di dire aperitivo, diciamo after dinner, i napoletani della fine del Settecento dicevano roccocò. Il fratello del roccocò, però, che si chiama Sosamiello, è molto più antico. Pensate che già nel 300 le monache francescane del monastero di Donna Regina preparavano a Natale i susamielli per regalarli appunto alla regina Giovanna d'Angio. Quindi anche oggi non vi mettete scorne di comprare i susamielli, anche perché facete bella figura. E poi è una ricetta che c'ha più di 700 anni. Ma cosa c'è in questi biscotti? Più o meno gli ingredienti sono gli stessi. C'è la farina, non c'era lo zucchero ovviamente, c'era il miele, le mandorle e le spezie, almeno 3, cannella, chiodi di garofano e ci stava pure un pepe. I susamielli potevano avere questa strana forma di S, che forse a qualcuno più anziano gli verrà in mente la Sapienza. Non si sbaglia, anche se i dolci di Sapienza provengono da un altro monastero, però fanno sempre parte dei dolci napoletani. Il nome susamiello però mi fa pensare ai semi di sesamo ed è probabile, perché le monachelle chissà da dove l'avevano copiato. Perché ricordatevi che in pasticceria nulla si inventa, al massimo si distrugge, ma tutto si trasforma. Evidentemente il susamiello è una ricetta di origine alto medievale. E come tradizione di tutta la cucina, non la pasticceria, la gastronomia latina, aveva anche sesamo, naturalmente, quindi susamielli. Niente, vi faccio buon Natale, buon anno e salvate la pasticceria napoletana. Abbiate rispetto per le ricette e per gli anziani.